Dottoressa, oggi parliamo di un argomento di cui io penso non si ne parli molto, anzi non si ne parli per niente, perché la medicina estetica è un argomento molto sentito quando c'è l'estate è appena passata da un po' di tempo, però esiste anche una post-estate, vorrei dire stagione autunnale, ma ormai l'autunno non esiste più, ormai esiste solo l'estate e l'inverno, lo abbiamo capito, dal primo settembre è arrivato il freddo. Poi chiaramente ci sono le chiare variazioni meteorologiche, ma comunque sia esiste una post-estate, quindi una stagione autunnale in cui comunque immagino che ci siano quei problemi o quei controlli da fare con un medico estetico, perché effettivamente ci sono magari delle influenze estive che continuano anche dopo la stagione. Sicuramente, è vero quello che hai detto, spesso ci si preoccupa della pelle e del corpo prima dell'estate perché tutti pensano al costume da bagno, ad apparire bene, ma c'è da dire che la medicina estetica non è e non dovrebbe essere una medicina stagionale, ma sempre dovremo prenderci cura del nostro benessere e della nostra pelle. Quindi dopo l'estate spesso qualche guaietto si affaccia perché il sole è vita, però può portare dei problemi se non gestito bene, soprattutto sulla cute, perché il sole può causare fotoinvecchiamento vuol dire una serie di cose. Assolutamente. Vuol dire macchie, se parliamo nella fattispecie di quello che si tratta di più in medicina estetica, vuol dire cute magari parecchio secca o quant'altro. La pelle, non ce lo scordiamo, è un organo, è il più esteso dell'organismo e bisogna prendersene cura al di là delle patologie più serie. Chiaro. Non ne voglio neanche parlare, insomma. L'insorgenza insomma di queste patologie poi deriva da molti fattori, immagino. Innanzitutto bisognerebbe avere la consapevolezza e fare un po' di prevenzione durante l'estate stessa, immagino. Quello sicuramente. Prima, quindi gestire bene la cute, mantenendo un'idratazione ottimale, controllarla ogni tanto, fare delle terapie, operare una buona cosmesi. Le creme per il viso non sono nulla, sono molto importanti. Anzi, perché bisogna saperle proteggono. Scegliere. Bisogna saperle e scegliere. In genere qui entra il medico, perché il medico dovrebbe... È vero, non è che vogliamo fare un po' di polemica, ma effettivamente il medico può anche consigliare le creme più adeguate, perché anche, non credo di dire una banalità, nell'affermare che comunque c'è anche pelle e pelle e quindi ci sono delle creme che magari vanno bene un po' per tutti, altre un po' più specifiche. Una visita di medicina estetica come primo approccio e anche poi in seguito dovrebbe partire da un check-up cutaneo, dove il medico misura il grado di idratazione, la presenza del sebo nella cute e quant'altro, onde fare una prescrizione cosmetologica adatta alla persona ed eventualmente proporre delle terapie mediche da fare in studio. Terapie adeguate chiaramente, certo. E che andrebbero sicuramente fatte, ma chiaramente ci sono anche dei problemi che magari insorgono anche al di là di tutta la prevenzione possibile dopo l'estate. Perché poi la gestione è molto personale. Assolutamente. Prima cosa da fare sotto il sole, non solo l'estate perché il sole c'è sempre anche durante la stagione invernale, se c'è luce ci sono raggi ultravioletti, bisognerebbe proteggersi. Tant'è che si consiglia anche di prendere ogni tanto della crema solare anche d'inverno, magari ha una protezione anche più bassa, ma comunque avere la crema più bassa solare. Dipende dalla problematica della persona, ma sicuramente anche durante l'inverno la cute va protetta dal sole. Certo. E questo è importante, adesso voglio dire, c'è un po' più di consapevolezza di questo, ma molti di noi non lo fanno. Signore sono un pochino più... Restie? No, al contrario, le signore sono un pochino più abituate e consapevoli, adesso anche l'uomo però anche l'uomo comincia a capire che deve prendersi cura della quindi possiamo cute, dire anche come che... prevenzione. Assolutamente, possiamo anche affermare che quindi c'è una grossa fetta, come dire, di pazienti uomini. Sì, comincia a essere rilevante, anche se ancora le donne sono la percentuale più, certo. È minore, però cerchiamo di fare cultura anche nella popolazione maschile. Ora, senza voler fare poi magari dei sondaggi, più che altro parlare proprio dell'esperienza personale sua, della dottoressa, quali sono i problemi, soprattutto in questa stagione, che si evidenziano di più con i pazienti? Fondamentalmente quando si ritorna dal mare il paziente viene con il problema della cute macchiata e della cute un pochino più secca, o nel caso delle cuti invece con parecchio sebo, le cute seborroiche, dopo l'estate c'è una recrudescenza della patologia acneica. Perché? Perché il sole da un certo punto di vista asciuga quelli che sono gli inestetismi di una persona che ha problematiche di acne, ma poi visto che il sole tende ad ispessire un po' la cute,
Io dico, in autunno si paga un po' pegno, perché chi ha questo tipo di problema, ripeto, vede riaffiorare un po' di più le pustoline, i brufolini, e quindi bisogna prendersene cura, al di là poi della terapia medica, certo, che è di competenza magari più del dermatologo, però il medico estetico entra con delle terapie di medicina estetica che aiutano a gestire la cute. Come agisce? Per andare un po' più nello specifico. Per esempio, parlando di cute seborroiche e quindi di acne, si possono, innanzitutto va fatta un'indagine, ripeto, con un check-up cutaneo, però si può proporre, se la cute non è sensibile e lo permette, un ciclo di peeling, per esempio. Un ciclo di peeling. Peeling ce ne sono di diverse tipologie, dal più soft, che lavora in maniera non caustica, ma io la chiamo enzimatica, è un mio modo di dire, chiaramente, non prevede né sfogliazioni particolari, ma gestiscono e regolano i parametri cutanei, fino ad arrivare magari più in là, quando il sole sarà un pochino meno attivo, a peeling che prevedono un'esfoliazione un pochino più importante. Però possiamo dire... Questa è una parte, magari facendo un passo indietro, quello che va osservato anche nella cute seborroica è l'idratazione, lo stato di idratazione. Che è importante, anche chiaramente in questa stagione. Bisogna magari prima reidratare se c'è bisogno e poi magari provvedere un peeling. Reidratare vuol dire cosmesis, ma anche delle terapie iniettive che servono a reidratare e stimolare la produzione della cellula che produce il nostro aceto ialuronico, il collagene. Però adesso, in questa stagione un po' di mezzo, c'è anche, oltre il post-estate, c'è ancora il sole, ma c'è anche il pre-inverno, perché anche il freddo chiaramente influisce su molti tipi di pelle, tra cui la mia, io lo dico, il freddo, sono diventato sensibile con gli anni al freddo. Può dare molto fastidio. Il concetto è quello, rivolgersi a un medico che si occupi con consapevolezza di questa materia, far studiare la propria pelle con il check-up cutaneo, con la visita di medicina estetica, e provvedere anche a quello che sarà il freddo, per esempio quello di cui parlavamo prima, la biostimolazione, queste iniezioni con ago piccolo e sottile che vengono distribuite su tutto il viso, adesso parlo del viso ma può essere fatto anche in zone del corpo, con sostanze che possano aiutare l'idratazione o stimolare la funzione della cellula che produce le sostanze del nostro derma, aiuta a difendersi anche dalla futura stagione fredda. Perfetto, quindi questi sono dei consigli, abbiamo detto chiaramente a grandi linee, però noi vi consigliamo chiaramente la materia sempre... sicuramente più vasta, non tanto per dare una linea generale, però il mio consiglio che dico sempre a voi radioascoltatori è sempre di fare quella visita di controllo, affidarsi a un professionista che magari può darvi delle direttive, perché ripeto, poi tutto questo dipende dall'individuo, dalla pelle dell'individuo, dalle caratteristiche dell'individuo stesso. E ci terrei a dire, se posso, affidatevi a un medico che si occupa di medicina estetica. Assolutamente. Perché ogni medico sulla carta può fare tutto, quasi tutto, però bisogna sapere di cosa si parla. Assolutamente, il medico estetico, perché? Perché il medico estetico si occupa proprio di quello che a occhio nudo, tra virgolette, possiamo vedere, ovvero dell'aspetto più esterno della persona, proprio per prendere poi il termine più arcaico estetico, quello proprio greco, perché qui differenziamo, perché di solito adesso estetico ha preso, diciamo, una caratterizzazione che esula poi dal significato vero, ma ha un solo significato. La medicina estetica è una medicina fondamentalmente preventiva, poi curativa eventualmente anche correttiva, se la persona vive male qualche inestetismo che si può correggere con qualche terapia non chirurgica in questo caso. Esattamente, quindi anche per correzioni, chiaramente, perché non affidarsi a un medico, è il suo mestiere dopo tutto, perché l'ironia e il paradosso dei giorni nostri è che chiaramente ci si affida magari per cose per cui bisogna avere una qualificazione a gente che non l'ha. Succede. Vorrei ricordare che per norma di legge l'unica persona che può fare diagnosi e terapia è il medico. Infatti, questo bisogna ribadirlo. Poi, se volete ignorare la legge, poi questo è un problema, ed è un problema vostro, chiaramente, ribadisco questa parola. Detto questo, non possiamo non dare nuovamente dei contatti della dottoressa Roberta Di Maggio. Vi consiglio però di andare anche sulla nostra pagina Facebook By Night Roma Live Social Radio Show per recuperare chiaramente l'intervista precedente. Innanzitutto però segnate su carta e penna i seguenti numeri di telefono: 347 4237 780, ripeto 347 4237 780, o il numero fisso 06 72 90 2464, ripeto
06 72 90 24 64. Questi sono i numeri da comporre per chiamare lo studio della dottoressa Di Maggio, lo studio di medicina estetica dottoressa Roberta Di Maggio, pagina Facebook che merita il like se non l'avete ancora messo, e poi andate sul sito www.dottoressadimaggio.it, dove avete anche tutte le altre referenze, e chiaramente osservare l'attività della dottoressa attraverso questa vetrina web. Potete contattarla anche all'email dottoressadimaggio@hotmail.it e andare chiaramente al suo studio, che è a via Giuseppe Saredo 107 a Cinecittà. Dottoressa, vogliamo congedarci con un saluto oppure mandare un messaggio prima del termine di questa bellissima e interessante intervista? Salutare sicuramente, ma anche il messaggio: prendiamoci cura di noi stessi partendo dalla prevenzione. Assolutamente, prevenire è meglio che curare, sembra banale, ma è pur sempre una delle più grandi verità che sappiamo, soprattutto nel campo della medicina e del benessere. Grazie dottoressa per essere stata qui da noi a Radio Radio Banet Roma, nuovamente. Grazie a voi.